onestamente questa sera devo fare i complimenti ai nostri avversari, perché penso sia stata una partita diversa da quelle che non siamo riusciti a vincere, perché onestamente loro sono stati molto bravi nei momenti decisivi, forse anche qualcosa di più. Quando abbiamo rimpattato la partita, poi onestamente parliamo di tre tiri che ci hanno segato le gambe di Jefferson, se vogliamo, in uno siamo stati un po' soffici noi, abbiamo fatto un errore su un pick and roll, peraltro molto alto, siamo passati sotto, ma in quel momento dovevamo percepire che lui era l'uomo della partita e quindi non dovevamo farlo. Dopodiché, complimenti a lui. Perdiamo una partita in cui facciamo 12 tiri in meno degli avversari, chiaramente per motivi di taglia, 1-2, per 5 palle perse, brutte onestamente, però soprattutto nel primo tempo, perché poi nel secondo tempo in realtà abbiamo perso 5 palloni. Ecco, se devo trovare una cosa che non è andata è sicuramente l'esecuzione su alcune situazioni, dove però mi sento di dire di nuovo complimenti a Trapani, perché ci hanno sporcato un paio di collaborazioni sulle quali noi di solito produciamo, ma loro ce le hanno sporcate veramente di tonnellaggio, di corpi addosso. Però io questa sera non posso dire che la mia squadra non abbia messo i corpi addosso. Io, ecco, forse posso dire che li ha messi troppo tardi, non lo so. Dopodiché andiamo all'intervallo sotto di 3, chiaramente la partita non aveva un ritmo che ci piaceva. Forse fossimo riusciti a tenere l'intensità della seconda parte della partita fin dall'inizio, potevamo parlare magari di un primo tempo in vantaggio di qualche punto, ma penso che poi alla fine l'andamento della partita abbia riportato la partita dove volevamo, e alla fine onestamente i complimenti a loro, ripeto, io questa sera, ragazzi, sì, potevamo eseguire meglio, sì, sicuramente, potevamo essere più attenti in un paio di situazioni difensive, sicuramente. Dopodiché la pallacanestro è un gioco di errori, noi questa sera abbiamo sbagliato, ma ragazzi, Trapani è stata estremamente brava a punirci su ogni nostro errore, le percentuali parlano chiare. Poi ripeto, questi 12 tiri in più penso che abbiano fatto abbastanza la differenza alla fine della partita. Senti Lorenzo, mi è sembrata un po' una partita spallata, con la differenza che quello hanno dato quella decisiva e lì non avete provato, devo dire, a lottare fino alla fine. Sì. Però quella spallata è stata forte, quindi ha un po' messo KO. Io, pensando a questa partita, temiamo soprattutto il gioco un po' sbasso di Trapani, quei due lunghi. Invece poi alla fine, adesso la statistica non lo c'era i dubbi di confermare, ma si è decisa con il tiro da fuori. Sì. Sì. Era qualcosa di prevedibile? Che vi ha sorpresi? No. Qualcosa che si poteva in qualche modo arginare, secondo te? Guarda, allora, ti dico la verità. Loro hanno tirato 12 su 28 da 3 punti. Noi, secondo me, contro le situazioni di post basso abbiamo fatto un lavoro eccellente. Oltretutto, aggiustando un dettaglio all'inizio del quarto quarto, dove abbiamo smesso di andare a raddoppiare su Perry proprio per togliergli il tiro da 3 punti, e in effetti da quella cosa lì non ci hanno più tirato. Purtroppo gli ultimi 3 tiri di Jefferson da 3 punti sono stati 3 tiri dal palleggio, e ripeto, onestamente, a parte in una situazione dove siamo stati un po' polli buttandoci sotto al pick and roll, sugli altri due c'è da battergli le mani, perché onestamente l'abbiamo contestato, in una addirittura mi è finito in braccio perché forse abbiamo anche fatto un fallo. Quindi
sugli ultimi tiri da tre punti gli stringiamo la mano, gli battiamo il 5. Secondo me, ripeto, siamo stati estremamente solidi contro le situazioni che sapevamo ci avrebbero fatto male. Forse siamo stati un po' soffici all'inizio con i post-up di Ganeto, che sapevamo loro ci avrebbero pizzicato lì. Forse non siamo stati altrettanto attenti, però non volevamo raddoppiare tutta la partita Perri, Renzi, Ganeto, perché poi gli aprivamo quella cosa lì. E ripeto, 12 su 28, dopodiché gli ultimi tre sono tre tiri dal palleggio così. È per questo che nel chiaramente dispiacere per aver perso la partita, no? E soprattutto dispiacere perché venivamo da una signora partita a Legnano e ci sarebbe piaciuto uscire di qua onestamente regalando una seconda vittoria di fila ai nostri tifosi, però se dopo altre partite onestamente ero estremamente arrabbiato per magari una scarsa attenzione, una scarsa energia profusa sul campo, ma io questa sera onestamente da questo punto di vista non posso dire una parola. Quindi, per tornare sui tiri da tre punti, alcuni sapevamo che sarebbero venuti nei raddoppi contro Perri, sugli ultimi tre, che poi sono quelli che hanno dato la zampata decisiva, diamo il 5 a Jefferson e bravo lui. Non è la prima che vince lui così. Alla fine potevamo cambiare sul pick and roll alla fine, ma forse sì, ma di nuovo, ma non sono tiri arrivati dal pick and roll, sono tiri arrivati da difeso sul pick and roll finito, esaurito, è lui che si butta indietro, tira e fa canestro. Più di così, onestamente, non ripeto, a parte in una situazione, più di così, sui tiri finali di Jefferson non potevo chiedere. Sì. Invece ho scoperto che lui, devo dire, questa sera ha dimostrato di poterci stare. Sì, è stato molto bravo, si è fatto trovare pronto, ha messo, devo dargli onestamente il merito, insieme ad altri, di avere cambiato l'energia difensiva di questa partita, e ne avevamo bisogno. Poi 3 su 4 da 3 punti, questa sera c'è stato, in altre occasioni non c'è stato, però questa sera l'ho visto bello padrone di quello che succedeva in mezzo al campo. Ho deciso di andare senza alla fine per il semplice motivo che, avendo annusato che era il momento di Jefferson, abbiamo provato ad andargli vicino con uno più alto come era Melvin Johnson, che tra l'altro nel primo tempo ha fatto un lavoro straordinario contro di lui. Però devo dire che Davide ha fatto una buonissima partita e si è fatto trovare pronto, e mi piacerebbe che, al di là del 3 su 4 da 3 punti, mi piacerebbe che tutti i nostri giocatori che si alzano dalla panchina andassero in campo con quella faccia lì e con quella cattiveria lì, senza troppo pensare al minuti che hanno giocato la partita prima, perché poi io ho mille difetti, ma penso di essere uno di quelli che onestamente ha dimostrato negli anni che non guardo alla carta d'identità, sicché se qualcuno mi dimostra di poter stare in campo meglio di quello prima, non ho nessun problema a lasciarlo in campo. Gergati semplicemente è convalescente da un problema di una contrattura alla schiena. Questa settimana lui chiaramente ha provato perché voleva essere a tutti i costi della partita, però poi alla fine forzarlo e rischiare di perderlo tre settimane per farlo esordire, onestamente abbiamo scelto di inserirlo poco per volta, anche perché poi questa era stata una settimana particolarmente corta dove onestamente l'inserimento di un giocatore dopo che gli altri hanno lavorato insieme 10 settimane a questo punto più 6 è sempre qualcosa di delicato, e ci piacerà farlo nel momento in cui lui starà al 100% fisicamente e avrà potuto allenarsi un po' più a lungo con la squadra. È possibile averlo domenica, ma valutiamo giorno per giorno, proprio perché noi lo metteremo in campo nel momento in cui sarà perfetto, perché onestamente, ripeto,
Purtroppo, a differenza di altre partite, questa sera questa squadra, quelli che c'erano, quelli che hanno giocato, hanno dato penso tutto quello che potevano dare, per cui sono gli stessi 10 di Legnano. Se a Biella ci sarà Gergati, benissimo; se a Biella non ci sarà Gergati, andremo con gli stessi 10 e proveremo a ripetere la stessa partita, e sottolineo la stessa partita, magari aumentando la qualità delle esecuzioni, magari riuscendo ad essere un po' più aggressivi su tutta la durata della partita. Però ripeto, onestamente, di tutte le sconfitte che ho dovuto commentare, forse questa è quella che mi provoca dispiacere, perché chiaramente perdi e non ti piace perdere neanche a biliardino. Però bisogna fare i complimenti per davvero a Trapani. E sì, chiaramente potevamo sbagliare meno e commentare un altro risultato, però non posso dire una parola ai ragazzi. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto complimenti alla mia squadra, perché avevamo bisogno di riscattarci dalla cattiva prestazione fatta soprattutto la prima parte lì a Scafati, e credo che oggi l'approccio alla partita e l'atteggiamento della squadra sia stato molto esemplare da parte di tutti. Tutti quanti hanno dato un grosso contributo per vincere questa partita. Siamo partiti dalla difesa, difendendo in maniera aggressiva soprattutto sugli esterni, concedendo qualcosa in più ai loro lunghi, e credo che abbiamo fatto un buon lavoro soprattutto sulle collaborazioni di Tortona, soprattutto sui tagli lato debole, cercando di togliergli comunque le certezze che avevano, e soprattutto il tiro da tre punti. Abbiamo fatto credo anche un buon lavoro su Melvin Johnson, che dopo alla fine ha fatto i suoi punti, però credo che il lavoro che abbiamo fatto soprattutto nel gioco senza palla da parte di Viglianisi, da parte di Filippo Tessa, da parte di Caneto sia stato eccellente, perché abbiamo spremuto anche dal punto di vista dell'energia questo giocatore, che ha una facile creatività realizzativa del gioco, e ha fatto canestri anche importanti e di un coefficiente di difficoltà molto, molto elevato. Credo che abbiamo meritato di vincere questa partita, perché abbiamo condotto per lunghi tratti, anche se nell'ultima parte del terzo quarto abbiamo commesso delle ingenuità soprattutto sul più 9. Lì dobbiamo essere più maturi, più capacità a capire che bisogna cercare di muovere di più la palla, di non giocare in maniera individuale, cercando di continuare a trovare il compagno libero. E abbiamo trovato in Jefferson una straordinaria prestazione al tiro da tre punti, però fortunatamente l'abbiamo preso. Lui è un giocatore di striscia, lo paghiamo anche per questo, credo che abbia fatto anche il suo lavoro, però è stato anche bravo a coinvolgere un po' tutti, perché soprattutto nell'ultima parte del quarto quarto e verso gli ultimi minuti loro facevano cambi su di lui, e quindi c'era alcune volte Garri che cercava di sporcare anche dei tiri da tre punti, anche se lui ha fatto un tiro da tre punti molto importante e molto difficile, però allo stesso tempo ha trovato anche due passaggi dentro ad Andrea Renzi, che è stato anche importante dentro l'area. Ripeto, sono molto contento della prestazione da parte della squadra. È chiaro che dobbiamo crescere tanto, credo, dal punto di vista del sistema offensivo, che alcune volte non abbiamo grandi spaziature, però pian piano stiamo migliorando, di questo sono molto contento, perché comunque sono due punti importanti, perché avevamo queste due trasferte difficili, Scafati e Tortona, e sono due punti che dobbiamo dare sicuramente morale alla squadra per affrontare nel migliore dei modi il derby contro Agrigento. Allora, io credo che vincere aiuta a vincere, e credo che Casale fa esempio, no?
Però credo che allo stesso tempo vincere fuori casa o vincere una partita in questo girone non è semplice per nessuno, perché credo che nessuno scommetteva su Trapani che veniva a vincere qui a Tortona. Dall'altra parte ti dico che secondo me l'aspetto più importante e continuo a ripeterlo ai miei giocatori di anno in anno, no? E di settimana in settimana, che l'approccio alla partita diventa determinante. Poi le partite te li giochi, puoi vincere, puoi perdere, puoi commettere degli errori, però quello non è un problema. Se tu commetti degli errori come abbiamo commesso noi, per esempio nella prima parte contro Scafati, dove siamo entrati soft e giochi fuori casa e quindi non c'hai l'aiuto e il supporto da parte del pubblico e la squadra casalinga scappa, è chiaro che dopo devi diventare perfetto, cosa che noi abbiamo provato lì a Scafati. Solamente che non siamo stati perfetti dal punto di vista offensivo e quindi devi cercare di essere attaccato completamente alla partita e poi sai benissimo che la pallacanestro è un gioco di break, quindi può accadere sempre di tutto. Noi siamo stati oggi avanti quasi tutta la partita, all'improvviso gli ultimi minuti del terzo quarto siamo andati sotto di 2 ed eravamo a più 9, quindi può accadere di tutto, però credo che l'approccio alla partita diventa troppo determinante in un gioco di pallacanestro. Oggi ci siamo riusciti e siamo riusciti a portare l'inizio della partita dalla nostra parte. Un giorno trovi per esempio in Jefferson un giocatore che fa una prestazione come ha fatto oggi, un'altra volta giochi, trovi un'altra situazione oppure altri giocatori che vanno in striscia. Però ripeto, intanto io parto dal presupposto che l'approccio alla partita diventa troppo determinante e col passare del tempo, se riesci a fare anche un filotto di vittorie, è chiaro che incomincia a crearti una mentalità anche vincente. E ripeto, in questo credo Casale e Trieste devono fare tesoro per quanto riguarda tutte le altre squadre.